Ciao ragazzi, ben ritrovati da AndraLink91 e benvenuti in un nuovo video di AndraLink non sa come registrare dopo 10 anni di YouTube. La verità è che OBS ha questa funzione che dice avvia registrazione e avvia fotocamera virtuale. Io per sbaglio ho premuto fotocamera virtuale e ho perso 10 minuti buoni di gameplay, ma non è successo nulla, per fortuna, in quei 10 minuti. A parte che ho scoperto che il signor Marino è morto, che Aster ti dà un guanto Wes per controllare diverse funzioni, che aggiorna il Pokédex con la funzione Xenoverse, la nave sulla quale stiamo viaggiando viene attaccata da un gruppo di Sharpedo e uno scontro con un venditore ambulante che ha un Meow Xenoverse molto molto carino. Incontriamo anche Tarassaco, che ci dà una medicina da portare al capitano, ma non facciamo in tempo a dargliela perché questa nave viene attaccata dagli Sharpedo e ci ritroviamo su un'isola deserta. Riprendiamo da qui. Quindi eccoci qua ragazzi, dopo quel disastro che è successo con gli effetti sonori un po' sballati e con registrazione un po', insomma, che è andata a farsi benedire. Ma ragazzi, la squadra, questa qui, Oddish non conta perché mi serviva per provare una cosa. Abbiamo Shockbird, Tianlong, Jolly, Bunny, Endeavor e Oddish che sono tutti quanti mezzi massacrati, ma non importa perché siamo in questa foresta, ci resteremo per poco, mannaggia i fulmini. Ma prima c'è una cosa che dobbiamo fare. Ok. C'è una bambina, senza nome. Siete per caso persi in questa selva, giovane viandante? In tal caso vi basterà proseguire dritto per l'uscita. E se ne va. Proseguiamo dritto. E qui c'è una liana, però un Pokémon di tipo erba. Ho provato con due Pokémon di tipo erba che trovo qui, non mi va, quindi forse ci vuole Shailion o qualcun altro. Perché se vi ricordate, quando abbiamo trovato le tane, ci hanno detto, ma non sempre i Pokémon che hai con te possono essere utili per esplorare le tane. Ed io ho detto, ci picchia, non mi interessa minimamente. E invece adesso mi interessa perché voglio esplorare tutte quante le tane. Dunque, quella bambina sembra essere... Ecco, corre. Vi va di giocare un po' insieme a me? Bene, qui ci stava perfetto l'effetto, eh? Perfetto l'effetto. Senti che italiano forbito che parlo. Comunque, quella bambina se ne va in giro per la foresta e noi dobbiamo cercarla. La verità è che l'ho già fatto perché la registrazione, per fortuna, l'avevo... mi ero accorto che non avevo registrato e avevo salvato molto prima di iniziare a esplorare la foresta. E tipo ci ho speso un'ora ad esplorare la foresta, ma... Ehi, è andata alla fine. Dov'era che era la bambina? Però ragazzi, insomma, ho allenato la squadra con una bella mezz'oretta, se non di più. E la curva di leveling è tremenda, altro che Pokémon rosso e blu. O oro e argento oggi, quelli originali. Una cosa che vedo in molte Acrom che viene sbagliata... È la curva di leveling. Peccato. L'acqua è paziente, goccia dopo goccia consuma anche la roccia. A questo punto, se non ricordo male, questa bimbetta va in una parte un po' particolare. E ha un testo piuttosto creepy. Di qua c'è l'uscita per una città, ma non ci posso andare. Ponte, un ponte, non più che una città. Ma non ci posso andare perché mi blocca il gioco. Dice una presenza strana ti impedisce di proseguire. Allora noi andiamo qua su, attraversiamo questo ponticello invece e andiamo qui per questa radura. Io pensavo che fosse un posto per un Pokémon leggendario, ma poi quando ho visto la bambina ho detto, oh cavoli, forse è lei un Pokémon leggendario, parliamoci. Scusami mammina, l'acqua mi chiamava. Scompare e non l'ho più trovata in giro per la foresta.
Io non ho idea se debba rivenire qui dopo, non so, dopo un certo evento, ma non l'ho più trovata. Quindi, ok, quella bambina è morta affogata in acqua, probabilmente, e dice: scusami, mamma, se sono affogata. Io questo ho capito da quel testo. Quindi noi andiamo di qua e proseguiamo per la nostra strada. A questo punto scendiamo e a parte a trovare un po' di Pokémon selvatici, questi Sandygast si muovono, sono appunto Pokémon che possono attaccare. Ecco, non sempre attaccano, a volte ci premia, non succede nulla, però a volte possono attaccare. Stanno lì fermi, immobili. Pietra idrica, qui mi ricordavo che c'era qualcosa qui, ma è quasi palese alla fine, eh. Se premia su tutte le rocce, prima o poi accade. Dunque, Tarassaco ci ha dato una medicina e c'è una Lapras che ha delle ferite della morsa su tutto il corpo. Su tutto il corpo, vuoi provare a curarla? Certo! E Lapras torna come nuova. Lapras è tornata nel pieno delle forze. Ti stai invitando a salire in groppa. Andiamo. Sembra che voglia portarti da qualche parte. Lì c'è l'ombra che si sbaga, non fa nulla. Ma è una nave tutta quanta. Relitto Meteora. Ragazzi, come è iniziata la musica ho pensato, ma questo è Lockjaw Saga. Invece no. Non è Lockjaw Saga. Ma ci va molto vicino. L'inizio è uguale. Donkey Kong Country 2. Inizia papam. E poi parte la musica. È fantastica. Vi consiglio di recuperare Donkey Kong Country proprio come saga in generale. È forse uno dei giochi migliori che io abbia mai giocato. Per quanto riguarda il genere platform, si intende. Poi anche la battaglia finale col boss. Wow. La vera battaglia finale, non quella di fine gioco, ma quella del post-game. Proseguendo si arriva. Il Relitto Meteora era la nave su cui ci siamo imbarcati e quella per la quale stavamo appunto andando per nuovi posti. E è un relitto ora, attaccata dagli Sharpedo. Una strana presenza si cela dietro questa porta. È Sharpedo sicuramente. Pronti allora per affrontare? Sharpedo! Sono gli Sharpedo che hanno assaltato la motonave Cometa, quella con la quale stavamo viaggiando, ma come fai a saperlo? L'esemplare al centro sembra essere Capo Branco. È un Pokémon X! È visibilmente infastidito e si avvicina con fare minaccioso! Sha! È bellissimo perché l'idea è che questo Sharpedo abbia lo scheletro. È lo scheletro quello che ha intorno. Non è carne come gli altri Sharpedo. È stupendo, raga. Un Pokémon bellissimo. Allora, direi di andare con un tuono shock, tanto per cominciare. Allora, questo qui ha spettro tuffo. Quindi devo assolutamente cambiare Pokémon. Mando Oddish come foraggio perché deve prendere il colpo. Non può assolutamente essere che usi spettro tuffo così a diritto. Cioè, ragazzi, spettro tuffo è fortissima come tecnica, ma stiamo scherzando? Cioè, wow. Io mo se lo fa un'altra volta sono costretto a tenere Shackbird perché non. Ok, che forse è l'unico Pokémon che può. Ok, petto in fuori, vai. Vediamo un po' quanto gli facciamo. Forse è l'unico Pokémon che può davvero fargli dei buoni danni. Allora, cavoli. Allora. Perché ho Pokémon scarichi e non li ho curati? Perché usare la macchinetta Porygon costa 500 monete e o 500 soldi, così come vi pare, ditelo. E ragazzi, è tremendo, eh. Cioè, non posso sprecare così soldi solo perché devo curare i Pokémon. Già l'avevo curati diverse volte allenandoli. Purtroppo in quel posto ho dovuto allenarli. Allora, direi di lanciare una Xenoball. Proviamoci.
Forse il catch rate è alto. Ok, uno. Dos. Tre. Preso! Bene! Oh, meno male. Meno male. Collezionista in erba. 5 di 200. Wow! Tra l'altro poi il tasto A funziona stavolta per vedere i record. Prima l'ho provato sulla seconda build e non funzionava. Invece adesso funziona, quindi... Forse era fallata la mia build, non lo so. Era proprio quella build che non andava. Potrebbe aver fatto la sua comparsa molto tempo fa. Antichissimi racconti di mare, infatti, già descrivono un Pokémon che divora le navi per farne la propria dimora. Ok, soprannome. Phantom. Mi piace, Phantom. Squadra completo, mettiamo la PC allora, dai. Dopo lo recupereremo. Gli altri Sharpedo si dileguano sotto acqua. Io dico Sharpedo, poi se volete dire Sharpedo tranquillamente, eh. Io ogni tanto mischio le pronunce. Link, allora sei sano e salvo. Che ci fai in un posto così lugubre? Oh, ecco spiegato il Lapras all'entrata. Questa faccenda mi puzzava di Pokémon X. Ero venuto qui per fare luce sul mistero, ma a quanto pare ci hai già pensato tu. I marinai raccontano che questi Pokémon attacchino le navi per farne il proprio covo. Come dici? Dovrai essere sul fondo del mare? Beh, in effetti ero anch'io sulla nave. Sarei mangime per pesci se la Kazam non avesse teletrasportato tutto l'equipaggio per tempo. Ma basta parlare, usciamo da qui. Alla Kazam, teletrasporto! E ce ne andiamo anche noi. Eccoci, ora siamo al sicuro. Ok, Tarassaco mi cura dalle ferite dello scontro. Siamo a Vetta Polare. Qui conduco studi di ogni sorta, ma ho una certa predilizione per la tecnologia. Conosci il sistema memoria Pokémon e i centri Porygon, vero? Sono entrambi di mia invenzione. Io purtroppo ho delle faccende da sbrigare e non posso trattenermi. Tu fa pure come se fossi a casa tua. Bye bye! La mia catchphrase. Ah, prendi il volo, forza! Oh, trasferitore. Questo oggetto, combinato a degli amuleti che si portano alcuni Pokémon appresso, specialmente quelli che possono evolversi solo tramite scambio, come ad esempio Porygon, che si evolve solo quando tiene upgrade, si evolve in Porygon 2. Diamo appunto quell'update virtuale insieme al trasferitore e Porygon si evolve. Bene. Allora, qui abbiamo un'altra macchina. Però ragazzi, io ho pochissimi soldi, ho solo 3.003. A parte che mi ha curato, quindi non c'è problema. Direi però di uscire e di fare un po' di esplorino. Oh Link, vieni un po' qui. Pare che questo bambino abbia bisogno di una mano. Sei rivolto a me, ma sono impegnato. Potresti occupartene tu? Va bene. Sì. Tu sei Link, vero? Il signor Tarassaco ha detto che mi avresti aiutato, e così? Ero nella grotta 0 Kelvin. Perché gradi Kelvin, ok. A giocare a palle di neve con il mio Hikilu. Hikilu, ah. Poi ad un tratto due brutti ceffi me lo hanno portato via con la forza. Ti prego, Link, trova il mio Hikilu e riportamelo sano e salvo. Ok. Bimbo. Ah, devo prendere Sharpedo. Ho preso anche lui. Buono. Beh, è bello. Bene, andiamo allora a questa grotta 0 Kelvin. Ok, questo qui è il villaggio davvero popolato. Questa è la grotta. Grotta 0 Kelvin. Ottimo. Vediamo un po' che ci attende all'interno. A parte Pokémon selvatici di ogni genere. Qui. Ah, grotta. Questa è una pietra gelata per far evolvere Eevee, sicuramente. Io non ho idea se sto andando bene, ma nel caso, boh. Un Bergmite, certo. Siamo nel ghiaccio. Dentro al ghiaccio proprio siamo. Qui sarebbe un posto buono per allenare... Per allenare Endeavor. Ah, vuoi che Shulong dia un'occhiata al suo interno? Sì, è un nido, bene, bene. Oi oi, qui si scivola. Ah, ok, ho capito già. Sì, ah. L'oggetto che era di qua, eccolo. Allora, ammettino Cannon Flash. Beh, non male, non è per dire. Ma qui si parte da qui, si va qua in su, si scende qui. Qui sopra. Però di qua cosa c'è?
a nulla a saperlo. Si recupera presto. Ok, a parte che non ci sono Pokémon. Ah, affila artigli. Ah, questo con il trasferitore dovrebbe farsi. A parte che ora devo andare sopra. A questo punto. Che roba è? Blingrim. Acciaio veleno? Che figata di tipo! Fortissimo acciaio veleno! È tormento dei minatori. Essere colpiti dal suo ferrartiglio equivale a intossicazione certa. Che figata di acciaio veleno! Soprannome. Questo è capace, lo metto in squadra, eh. Cyanide. E beh, scusami, eh. Beh, vorrei dire, lo metto al posto della renna che ci hanno fatto per regalo shiny. Che tra l'altro sta vedendo il colore con quella originale. Cambia poco, cambia. Oh, salve. Ciao, giovanotto. Mi presento, sono Funesto. Mi occupo di scortare l'uscita degli allenatori che si sono persi nei dungeon. Io e i miei fratelli siamo sparsi un po' per tutta la regione, non fare fatica a trovarci. Se hai bisogno di tornare all'ingresso, chiedi a me. No, grazie. Potevo trovarti anche un pochino più giù, volendo. E la Link? Già, il mio impegno non è che una ricerca su alcuni Pokémon della grotta. Piuttosto, hai aiutato quel bambino? Quindi non posso andare lì perché c'è lui. Che escamotage singolare per non farmi esplorare una zona della caverna che non volete che io esplori. Bravi. Cioè, non puoi aiutare quel bambino, però... Vabbè. Va bene, va bene, va bene. È solo una mia curiosità, però me la tengo per me. Ok. Mega Ball. Eccoci qua. Questo stupido Echino ci frutterà un bel gruzzoletto. Con i soldi del riscatto potremmo comprarci un intero negozio di caramelle. Ehi tu, non rimischiarti in affari che non ti riguardano. Non divideremo mai i nostri soldi con te. È una lotta in doppio. Ho davanti Tianlong, mi pare. Coppia birbante, Min e Man. Allora, tuono shock su... lui. Mi stavo facendo un po' di conti. Vediamo un po' come va. Brutto colpo. Buono, buonetto. Ok, arriva al 15 anche Tianlong. Si evolve al 15 forse, o al 16, non ricordo di preciso a che livello si evolvono gli starter. Dato che hanno solo due Pokémon, sarà una cosa piuttosto veloce. Potevi dirlo subito che eri così forte. Ok, sì. Min, ritirata! Ha ritrovato il Lichiru di Mimmo. Sarà meglio riportarlo al legittimo proprietario. Non potevo andare a... vabbè. Ce l'hai fatta, Link! Hai trovato il mio Lichiru! Amico, non permetterò più a nessuno di portarti via da me, te lo prometto! Ma ha una Pokéball disegnata, non è vera. Link, il signor Tarasaco mi ha chiesto di darti questa come ricompensa. Perseum N? Ah, è forse una cosa che ci serve con il guanto Wes. Gnam, rocce. Ah, sì, per rompere le rocce. Sì, 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 bene, bene. Per rompere le rocce, perfetto. Ah, se n'è andato, bene. Allora faccio un attimino... ah, eccola, va. Devo usare Perseum Z... N, sì. Holo Trapinch, bello. E si esce da qui e si può proseguire. Ah. Ok, si possono rompere tante rocce a quanto pare. Ok, continuiamo allora l'exploro. Usciamo. Percorso 3. Io dove dovrei andare di preciso? Ah, devo andare qui e c'è la città
Senza nome? Ah, e quindi io so solo i nomi delle città che ho... Aspetta, ma relitto meteora non era cometa? Vabbè. Prima di proseguire allora voglio un attimino tornare indietro e vedere se c'è altro, perché dovrebbe esserci altro, eh. Perché la strada qui prosegue. Magari non c'è nulla, però intanto c'è un oggetto invece. Antigelo. Questa è la giovane della nave Pokémon Ghiaccio, brava. E qui ci vuole qualcosa per fare forza, ovviamente. Ah, però nulla di che. Qui ci si può andare solo con forza, appunto. Va bene. Non fa nulla. Perfetto, raga, insomma, sto cercando un po' di cose per vedere. Voglio esplorare per bene. Ok, non è che ci fosse molto altro. C'è una strada che non so come prendere, che va qua dietro, appunto. Questa non ho idea di come arrivarci. Non credo che sia importante, però, visto che finisce lì. Bene, allora direi che l'episodio termina qui, ragazzi. Dato che, appunto, quel bambino l'ho aiutato, tutto per il meglio. Mi fermo qui, allora. Abbiamo fatto un po' di progressi, non male. Io vi ringrazio per aver seguito questo episodio di Pokémon Xenoverse. Insomma, cerco di andare piuttosto spedito per non annoiarvi troppo. Comunque, vi ricordo come sempre che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo, come sempre, nel prossimo video. Bye bye!